Le cause della ritenzione idrica sono tantissime, non ce n'è solo una, sono veramente tante e vi dirò di più, possono essere anche più cause che si uniscono tra di loro. Non è eliminando il sale che si elimina la ritenzione idrica, non è sottoponendosi a massaggi, utilizzando creme, utilizzando strane pozioni magiche che si elimina la ritenzione idrica, non è facendo allenamenti antiritenzione idrica che voi la andate ad eliminare. Volete eliminare la ritenzione? Focalizzatevi sull'alimento. Prima sul conoscere quelle che sono le cause. Esclusi ovviamente, esclusi i fattori ormonali, escluso il periodo del ciclo, che è normale, escluso quindi, esclusi questi fattori, stress, ormoni, menopausa, mestruazioni. Se la causa è da ricercare all'interno dell'alimentazione e dell'allenamento, focalizzatevi su di loro, sul migliorare l'alimentazione e l'allenamento. Smettetela di non assumere sale, smettetela di fare allenamenti lunghi, stancanti, che durano ore e ore.